Salve a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Non poteva mancare il video sui mondiali. Ragazzi, sono incominciati oggi i mondiali in Russia 2018. Si sta finendo la partita Russia-Arabia Saudita. Il punteggio attualmente è sul 4-0. Ha appena segnato la Russia con Cherisev, un gol della Madonna. Ci ha fatto un tiro sotto l'incrocio bellissimo. E niente, io volevo dire che cercherò di fare più video possibili su tutte le partite che io vedo. E vabbè, Russia-Arabia Saudita, raga, cioè una partita fra due squadre, due cicli da fa apprezzate. Non vi fate illudere dal risultato, che è un risultato roboante. Per il momento è 4-0. Non so se finirà con un altro gol. Adesso c'è un calcio di punizione dal limite, siamo al 92esimo, 93esimo, proprio dovrebbe finire adesso la partita perché ci sono stati solo 3 minuti di recupero. L'arbitro credo che farà battere questo calcio di punizione dal limite, quindi vediamo insieme adesso live se la Russia farà la cinquina, il quinto gol all'Arabia Saudita. Però due squadre dal livello, dal tasso tecnico basso, basso, basso. Sicuramente la Russia ha giocatori più forti rispetto all'Arabia Saudita, sicuramente sono avvantaggiati perché giocano un campionato più competitivo e ci sono pochi giocatori sauditi che giocano poi nel calcio che conta in quello europeo, quindi il risultato direi che è quasi scontato. C'è stato il primo gol della Russia derivante da calcio d'angolo, la palla è tornata indietro al battitore del calcio d'angolo, poi c'è stato il cross in mezzo e c'è stato il gol sul colpo di testa. Secondo gol non ricordo, 5-0. Oh, ve lo stavo dicendo ragazzi, ve lo stavo dicendo proprio in live, guardate, non vi faccio uno scherzo, guarda, adesso riprendiamo, vi faccio vedere un attimo il 5-0 live, non è che io uno scherzo. Ogni volta che dico una cosa accade, è incredibile, guardate. Ops, guardate. 5-0, live, ve l'avevo detto, non sbaglio, non sbaglio, non sbaglio. Stavo parlando del 4-0 e invece in live 5-0 per la Russia. Ma non vi facete ingannare perché la Russia non è tutto il suo squadrone. Quindi c'è la miseria, è incredibile, guarda, stavo mi viene da ridere perché stavo facendo il video che era partita sul 3-0, 4-0 mentre ho cliccato per registrare, 5-0 live, e guarda, tutti a me, capito? È bellissima la cosa. Comunque dobbiamo dire, la Russia sicuramente ha fatto una partita facilitata per l'avversario che si trova davanti, poi non scordiamoci che gioca in casa, quindi ha il favore del pubblico di casa che gli fa il tifo. Sicuramente hanno anche le motivazioni perché non possono fare brutta figura e quindi hanno cominciato questo mondiale nel migliore dei modi. 5-0, primi 3 punti in classifica per la Russia. Adesso vediamo domani cosa succederà, ragazzi, con le prossime partite. Sicuramente farò il video Portogallo-Spagna, sicuramente. Quindi io adesso vi saluto, la partita è appena finita 5-0, ripeto, per la Russia, quinto gol di Golovin su punizione, ve l'ho fatto vedere live. E ci vediamo nei prossimi video, mi raccomando. Lasciate like, commentate, condividete e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e sempre Forza Pescara. Ciao.